Ciao a tutti amici, sono Clayfood007, Sinalolo, Chianti, come volete, e sono qua oggi per fare un nuovo video dedicato all'unboxing. Allora, direi di iniziare dai pacchetti più piccoli, come questo qua. Andiamo subito ad aprirlo. Il Blu-ray di Inland Empire, l'ultimo film di David Lynch, sapete tutti, uno dei miei registi preferiti. È un film molto sperimentale, a quanto ho sentito dire, perché è girato tutto con telecamera digitale, appunto l'ultimo film di Lynch, quindi direi di aprirlo subito. Fra l'altro l'ho preso in inglese perché in italiano non si trova più anche questo. Dentro c'è ovviamente il Blu-ray e questo film ha una storia molto intricata, a quanto pare. Ok, direi di passare al pacco un po' più consistente. Partiamo subito. Ok, innanzitutto abbiamo questo libro qua di Larry McMurtry, intitolato Lonesome Dove, che francamente pensavo fosse meno spesso, perché dalla descrizione su Amazon avevo letto 600 pagine, ma a quanto pare ce ne sono molte di più. Perché ho comprato questo romanzo? Innanzitutto perché a me piacciono molto i western, ma poi perché di quest'autore avevo anche questo libro qua che si intitola Le strade di Laredo, che ho scoperto dopo essere un sequel di appunto Lonesome Dove, per cui l'ho comprato. Ok, benissimo. E quindi continuiamo subito con l'unboxing. Allora, poi abbiamo Enter the Void, molti dicono che sia il suo miglior film e altrettanti dicono che sia veramente un capolavoro ispirato a 2001 Odissea nello spazio. Parla di quest'uomo che vive con la sorella e quando sarà ucciso inizierà un viaggio post mortem. Uno con i contenuti speciali e l'altro con il film. Purtroppo sono in lingua inglese, o purtroppo o fortunatamente, perché diciamo che guardando i film in inglese si impara sempre di più, e sono molto soddisfatto perché non sapevo fosse di due dischi. Oh, tutta questa roba qua la potete trovare su Amazon a prezzi veramente scontati, perché io normalmente la roba molto costosa non la prendo, per cui cioè, questa roba qua è facilmente reperibile su Amazon. Allora, Cuore selvaggio di David Lynch, l'ultimo film che mi mancava del regista, con Nicolas Cage e Laura Dern. A quanto pare è veramente molto bello. Ovviamente tutti i prodotti che compro non li ho visti. Ed è anche questo un film thriller impastato di western. Quindi adesso ho tutti i film di David Lynch, finalmente, evviva! E poi continuiamo con Climax, l'unico film che ho già visto. Ho già fatto la recensione, quindi non mi soffermo per niente. Con all'interno anche un booklet, un libretto. Fra l'altro, un libretto pieno di contenuti veramente molto interessanti, perché parla dei backstage del film, analizza molti movimenti di macchina, quindi roba che mi interessa. E sono veramente soddisfatto perché è un bellissimo film che consiglio a tutti. Poi per ultimo abbiamo il primo libro di Cormac McCarthy. Cormac McCarthy è uno dei miei scrittori preferiti, è davvero bravissimo a scrivere, e questo è il suo primo romanzo. Uno dei pochi che mi mancano dello scrittore. McCarthy mi è sempre piaciuto, ho già letto per esempio Non è un paese per vecchi, libro stupendo che vi consiglio, La strada, altro capolavoro. Quindi per oggi è tutto, io vi saluto, vi auguro buona giornata, buona serata, dipende dall'ora in cui state guardando questo video, lasciate like, iscrivetevi, solite cose, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!